Bianca Guaccero e Tina Cipollari unite per la prevenzione. Tina Cipollari e Bianca Guaccero si sono unite virtualmente a favore della campagna sulla prevenzione del tumore al seno. La bionda opinionista di Uomini e Donne, e la prossima conduttrice di Detto Fatto hanno postato sui social una foto con una maglietta, visibile in fondo all'articolo, realizzata per sensibilizzare le donne sul tema della prevenzione. Un messaggio importante, che ha visto in prima linea le due protagoniste del piccolo schermo. Bianca Guaccero nella prossima stagione televisiva prenderà il posto di Caterina Balivo nel daytime pomeridiano di RAI2 con Detto Fatto. Caterina Balivo invece approderà su RAI1 con un nuovo programma, Vieni da me, che precederà La vita in diretta, e andrà in onda dalle 14. Alle 16. Per quanto riguarda Tina Cipollari, la protagonista di Uomini e Donne si sta godendo il meritato riposo dopo le fatiche invernali. La bionda opinionista ieri sera ha trascorso una cena in allegria con le amiche di sempre, come visibile nella foto in basso. Intervistata dal settimanale Uomini e Donne Magazine, Tina ha raccontato cosa farà questa estate, rivelando come il suo rapporto con Chico Nalli dopo la separazione. Tina Cipollari unita a Bianca Guaccero nella lotta contro il tumore al seno. Tina Cipollari e Bianca Guaccero si sono unite virtualmente nella lotta contro il tumore al seno. L'opinionista di Uomini e Donne ha ammesso sul magazine dedicato alla trasmissione che il suo rapporto con Chico Nalli è sereno. A unirli continua ad essere l'amore per i loro tre figli. Tina ha ammesso che, come ogni anno, anche questa estate trascorrerà due settimane di vacanza con il marito e i figli. Anche Bianca Guaccero si sta godendo le sue vacanze al mare, in compagnia della figlia. In questi giorni il gossip avrebbe sussurrato di una presunta liaison tra Bianca Guaccero e Fabrizio Moro. L'attrice ha prontamente smentito la notizia sulle pagine del settimanale Nuovo, affermando di aver sorriso leggendo di questo gossip infondato, precisando: tra me e Fabrizio Moro no c'è nulla, al di là della stima artistica. A settembre l'attrice è pronta a stupire il pubblico di RAI2, e in questi giorni ha sottolineato quale sarà il suo obiettivo con Detto Fatto.